sindaco che stamattina è qui con noi. E grazie a tutti voi per cominciare questo percorso professionale, che è un percorso professionale importante. Io stamattina in treno pensavo che vi devo dire a questi ragazzi. E allora mi è venuto in mente, non, naturalmente leggetela in maniera così ironica, ma anche di stimolo, al film Il Pizzardone di Alberto Sordi. Non so se l'avete mai visto, lo trovate comunque su YouTube se avete voglia di vedere. Perché a parte naturalmente la grandezza di Alberto Sordi e anche il ruolo di allora, insomma, cioè inserito in quel contesto culturale storico, insomma, da là voi vedete anche come è profondamente cambiato il vostro ruolo, come dire, nella nostra società, il valore, il ruolo che si affida, le aspettative che ci sono verso la polizia locale, verso il vigile urbano, che è effettivamente una lente di ingrandimento di quello che accade nel quartiere o nella cittadina o nella realtà locale. Un tema particolarmente importante di questi tempi, un tema che riguarda dal decoro alla legalità, alla convivenza civile vera e propria, e che vi impegnerà molto nel prossimo futuro, anche perché, diciamo, lo spettro di competenze che vi vengono attribuite è uno spettro molto 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 ampio. A questo aggiungo un altro tema che, insomma, sta prendendo sempre più campo per voi, che è quello della polizia di sicurezza, quindi dei rapporti vostri con le altre forze dell'ordine. Non vi nascondo che nel passato tutto questo è stato sempre e tuttora ci sono, io sono, diciamo le cose come stanno, sono stato affettuosissimamente di che sono solo un vecchio dinosauro del Ministero dell'Interno. Questa è la verità, però quindi ho vissuto anche in qualche modo il pregiudizio, diciamoci le cose come stanno, il pregiudizio delle altre forze di polizia magari rispetto al ruolo della polizia locale, un pregiudizio che però si sta per fortuna piano piano sgretolando anche grazie ai vostri comportamenti, alle vostre capacità, alla formazione che state facendo e quindi alla professionalità che state acquisendo sempre di più. E qui il mio paragone con Alberto Sordi del Pizzardone, no? Credo che sia molto importante la battaglia per l'accesso ai centri delle forze di polizia, un altro elemento che in qualche modo vi vede in un confronto difficile. La battaglia per l'approvazione della nuova legge che è in Parlamento ed è in qualche modo era arrivata a un testo unificato e che aveva ottenuto il consenso dell'opposizione e della maggioranza, o almeno delle varie componenti della maggioranza e della precedente governo. È un passaggio ancora complicato, ma è un passaggio sul quale voi siete in grado di dare la spinta definitiva con la vostra professionalità, con il vostro ruolo, con la serietà del vostro impegno, cosa sulla quale onestamente non dubito. Non dubito perché siete giovani, avete voglia sicuramente di fare, avete voglia soprattutto di essere orgogliosi della divisa che indossate, no? Siete operatori di sicurezza a tutto tondo e questo non avete bisogno solo di dimostrarlo, ma di viverlo con intensità. E siete, fatemelo dire, senza nessuna polemica, ma scortesia nei confronti delle altre forze di polizia. Voi siete veramente la polizia di prossimità. Quelli hanno voglia di dire che vicini alla gente, con la gente, qua e là, ma in realtà siete voi la polizia di prossimità, perché siete voi vicini ai singoli cittadini, siete voi vicini agli anziani, ai più fragili, siete voi vicini agli immigrati,
dove era un mondo nel quale, vabbè, oggi c'è un grande dibattito, leggete sui giornali anche stamattina, sull'accoglienza, sì, accoglienza, no, non mi voglio perdere su questo argomento, perché poi magari se ci sarà voglia e tempo potremmo approfondire questo che è stato un tema per me molto importante nel corso della mia carriera. E però tra gli immigrati, come tra i cittadini del nostro paese, ci stanno i fedeli, ci stanno quelli che devono andare solo in galera, come ci stanno le povere persone che invece cercano un futuro dignitoso da noi e rispetto alle quali noi naturalmente dobbiamo avere un atteggiamento, come dire, di aiuto naturalmente nel rispetto delle norme e delle leggi, di aiuto come verso gli anziani, verso i più fragili. Questo è un tema molto delicato in una fase economico-storica del nostro paese che effettivamente vede tanti bisogni in primo piano, tante difficoltà, tante paure e tante preoccupazioni. Il tema poi della polizia di sicurezza è un tema delicato perché è un tema che vive in forte raccordo con le altre forze di polizia, nelle quali, scusate se lo dico così, ma insomma, secondo me voi dovete comunque pretendere il rispetto del vostro ruolo, ma il rispetto del vostro ruolo nasce anche dalla disponibilità all'impegno, dalla disponibilità, voglio dire, a un'azione e a un lavoro di raccordo con le altre forze di polizia. È là che si gioca la partita, diciamo, di una professionalizzazione sempre più forte e consistente per la polizia locale. È là che si gioca la partita, l'accesso al CED, anziché, voglio dire, alle altre aspettative che avete. È molto cresciuta anche, guardavo un po' le statistiche, questa è sulla relazione ANCI dell'anno scorso sulla polizia locale, però prendi in esame naturalmente grandi comuni, prevalentemente non piccoli comuni. Ma comunque è cresciuta molto anche l'idea di strumenti di autodifesa, il possesso delle armi. Io francamente non mi appassiono a questo tema qua. Davvero la partita si gioca sulla vostra capacità di essere protagonisti e operatori di sicurezza senza bisogno, voglio dire, di interpretarsi nembo kid anziché chissà chi. La vicinanza alla gente è la cosa secondo me fondamentale nel vostro lavoro, la vicinanza alla gente e naturalmente l'inflessibilità nel rispetto delle norme e delle leggi. Questo è chiaro. Io vorrei essere sincero fino in fondo, insomma, non un'accusa, ma come dire, una colpa che qualche volta si fa alla polizia locale è quella di tirarsi indietro rispetto, cioè di non rischiare, di lasciar perdere, di lasciar correre. Questo secondo me non è, in parte non è vero, in parte è solo un pregiudizio, però secondo me su questo giocate una partita importante. Giocate una partita importante perché invece il vostro protagonismo è quello che vi aiuterà ad essere davvero in futuro degli operatori di sicurezza a tutto tondo che non hanno niente da invidiare alle altre forze di polizia. Oggi cerchiamo anche di darvi una mano, cerchiamo di darvi una mano come regione e come ministero, devo dire, attraverso anche una disponibilità di risorse. E qua ci attendiamo anche dai sindaci una capacità di, come dire, farsi portatori di queste possibilità e dell'utilizzo di queste risorse, cioè il bando delle videosorveglianze, al quale sicuramente avete partecipato, e certo, sì, sono soldi quelli là e sono importanti. No, stavolta abbiamo fatto una battaglia su questo perché l'altra volta. No, perché, no, ma 10 milioni e mezzo di risorse, solo perché l'altra volta io non credo che avessero imbrogliato, perché poi abbiamo fatto una lunga discussione su questo. In realtà non avevano calcolato i presupposti che loro avevano messo.
messo a parte del bando dove avrebbero portato non solo gli indici dell'elettricità, che naturalmente la compartecipazione al finanziamento che quei comuni come i nostri sono stati esattamente, sono diventati un danno. Questa volta siamo riusciti ad avere un bando che ci ha consentito e ci consente per la campagna di avere 11 milioni, se mi ricordo bene.